in cui è diventato suo malgrado specialista dell'avvocato buon marito. Quindi individuare le vulnerabilità ambientali e comportamentali, prestare maggiore attenzione. Questi sono i contenuti che sono necessari affinché il controllo del vicinato funzioni. E ovviamente, come è stato detto negli ultimi 4 anni a IOSA, consapevolezza dei residenti di appartenere a una comunità. Questa è la cosa più importante. E certi comportamenti, peraltro, anche attuati nei miei confronti, non sono stati sicuramente da comunità. Decisioni private. Questo perché? Perché alla base del controllo di vicinato non ci stanno le chiacchiere. Ci sono degli studi criminologici pubblicati in università in tutto il mondo. Uno famoso che conoscete tutti è quello della teoria delle finestre rotte, che è ovviamente dell'82, che venne applicata dal sindaco Rudolf Giuliani a New York. In 4 parole, la teoria delle finestre rotte dice che se una persona passa in una via in cui vede che ci sono brutti edifici fatti male, verrà più stimolato a prendere una pietra e a rompere un'altra finestra. E fecero l'esperimento con un'automobile. Portarono un'automobile nel Bronx, venne immediatamente vandalizzata. La stessa automobile lasciata per Beverly Hills non ha toccata nessuno. Ma anche a Beverly Hills, rompendo un vetro dell'automobile, veniva vandalizzata. Questo ovviamente ha delle enormi discussioni su quello che poi dopo devono fare le amministrazioni comunali, perché le amministrazioni comunali che lasciano perpetuare il degrado stimolano le persone a comportarsi in una determinata maniera. Questo non è che lo dico io, che sono l'ultima ruota dell'ultimo carro, lo dicono gli studi criminologici e sociologici. Quindi i nostri cari amministratori locali in tutta Italia, specialmente quando dicono di voler supportare il controllo di vicinato, devono assolutamente trovare sistemi di ridurre le vulnerabilità, e sono anche dei sistemi molto stupidi, come per esempio cambiare le lampadine dei lampioni, cosa che a volte non è così facile. Avanti, Stefano, sì. Quest'altro di cui io ho guardato lui, perché l'architetto Petrelli su questa cosa è abbastanza esperto, cioè la prevenzione del crimine attraverso il disegno ambientale. Quindi questo significa che le decisioni urbanistiche hanno un enorme impatto sulla probabilità che vi sia o non vi sia la facilità di perpetrare i reati. E questo è dal 71 che è nota questa cosa, cioè la teoria dello spazio difendibile. E poi c'è quella che invece riguarda con più precisione le persone, che è la teoria delle attività rutinarie del 79, 40 anni di quest'anno. E questa che dice che affinché ci sia un crimine sono necessari 3 elementi. Un obiettivo appetibile o vittima designata, che è la nostra casa noi, o l'assenza. E l'assenza di controllo. Se mancano 2 di questi elementi, il crimine non si può perpetrare. Quindi la decisione individuale di essere meno vulnerabili e la decisione individuale di controllare gli spazi in cui uno vive, cioè il cortile, perché è la logica del cortile che viene dalla campagna, è fondamentale. Partecipazione attiva, prevenzione situazionale, partecipazione passiva, rafforzamento dell'obiettivo, e poi c'è il plus, che è l'aspetto sociale, il miglioramento delle relazioni tra le persone. Io so perfettamente che questa civiltà è fantascienza, io vi sto parlando della corruzione e contrattura, io lo so, non mi interessa, e lo dico francamente, e non ho nessuna aspettativa che queste cose siano comprese, però ho la mia fondata ragione per fare in modo che finché mi trovo a Cittadinova voglio essere cittadino, e quindi vado avanti. Persone, poche e popolarità. Questi sono tantissimi, un elenco infinito di cortesie, di cose che si possono fare tra vicini affinché sia possibile ridurre le vulnerabilità. Una che è la facile da ricordare: quando il vicino va in ferie, togliergli la posta dalla cassetta delle lettere, perché è una delle cose che i ladri guardano per praticamente capire se in casa ci siano persone o no. Quindi questo è fondamentale, cioè nessuno come noi conosce
nelle nostre zone, e quindi questo è uno dei modi di controllo medicinale. I vicini sono il migliore antifurto. Vanno ancora più veloce il rafforzamento dell'obiettivo privato. Qui ci sono dei consigli che a voi questa sera non credo interessino particolarmente. Andiamo avanti. Questi per gli obiettivi privati, cioè quello che ognuno di noi può fare. E questi sono i contenuti, ovviamente, che la versione del controllo medicinale che porto avanti io, l'Associazione Nazionale del Controllo Medicinale, e Lingua porta avanti. Rendere la vita difficile dare, fare le segnalazioni non basta. E queste poi sono le criticità ambientali pubbliche, queste sono prese dai materiali che vengono dal nord Italia, perché questi, sempre facendo da punte verso il prossimo convegno, le amministrazioni pubbliche non possono dire a noi non ci interessa. Quello è un parco vero del nord Italia, ridotto a condizioni pietose. I cittadini hanno suggerito delle migliorie agli amministratori, gli amministratori le hanno messe in atto e il degrado, tra cui lo spaccio, in quel parco è finito. Con la lingua tante cose si fanno, ma poi dopo c'è da metterle in pratica con gli atti amministrativi, signori. Qua abbiamo l'ex sindaco, l'ex vice sindaco, che voglio dire ne sanno molto più di me. Questa è un'altra area residenziale che da lontano sembrerebbe bellissima, da vicino è pietosa anche questa, e quindi praticamente si può collaborare. Io posso dire che finché la grossa parte dei gruppi di controllo vicinato che non sta più in questo progetto, è andato in un altro progetto a me sconosciuto, era in questo progetto, appunto, noi abbiamo presentato all'amministrazione comunale bellissimi progetti di sicurezza e decoro urbano. Non mi risulta che sia stato fatto alcunché di quei progetti, tanti presi e buttati via o messi in un cassetto. E quindi l'obiettivo del controllo di vicinato è, se tutti sono più attenti, rendere l'atmosfera più collaborativa e unita, e l'effetto deterrente per i malintenzionati. La collaborazione con i nostri vicini, io poi vado veloce perché voglio arrivare qua. Ecco, io chiederei anche l'attenzione dei nostri ex amministratori, compreso il vice sindaco, l'ex vice sindaco Silenzi, attuale consigliere comunale, perché nel Regno Unito hanno cambiato approccio molto molto pragmatico. Hanno costituito dal 2012 una rete di college, quindi di istituti di ricerca di livello universitario, ai quali hanno chiesto di dire a chi governa a tutti i livelli cosa funziona, ed è dimostrabile scientificamente che funzioni, cosa non funziona e cosa c'è da capire se veramente funziona. E quindi praticamente hanno finanziato questa rete, la What Works Network. Questa rete, come vedete, è composta da 9 centri indipendenti, 3 membri affiliati, 2 membri associati, e coprono settori politici che rappresentano oggi oltre 250 miliardi di sterline di spesa pubblica. Voi capite che l'approccio pragmatico che io vi sto dicendo è l'esatto contrario dell'approccio tribale di cui parlavamo all'inizio, cioè lo faccio perché me l'ha detto un amico. Non funziona così. Nei posti seri fanno diversamente, e quindi sono praticamente volti ad aumentare sia l'offerta sia la domanda di prove di ricerca nel proprio settore, ovviamente, e per darle a chi dopo deve decidere, cioè il pubblico decisore eletto. Aiutano a garantire che solide prove di ricerca modellino il processo decisionale a tutti i livelli, e questi sono quelli che fanno. Perché io ve lo dico? Perché all'interno di questi, uno di questi 9, è questo, il College of Policing, che è stato istituito nel 2012 come organo professionale per tutti coloro che lavorano per il servizio di polizia in Inghilterra e Galles. Quindi questi fanno formazione a tutti i poliziotti dell'Inghilterra e del Galles. Vedete, lo scopo è fornire a coloro che lavorano nella polizia le competenze e le conoscenze necessarie per prevenire il crimine, proteggere il pubblico e garantire la fiducia del pubblico. Queste sono le 3 funzioni: conoscenza, istruzione e standardizzazione. Quindi le pratiche, anche come si fanno gli arresti e tutto quanto, vengono da questo istituto.
E questo istituto, ovviamente, voi avete già capito perché standard dello sviluppo professionale, codici di pratica e regolamenti. All'interno di questo c'è il centro per la riduzione del crimine, e il centro per la riduzione del crimine, andiamo avanti, questo è semplicemente per dirvi che lì c'è un modello di polizia per consenso che è ammirato in tutto il mondo, e la loro attività è stata sottoposta a scrutinio della Camera dei Comuni e funziona, quindi non stiamo parlando di cose che non funzionino. All'interno c'è questo centro, il centro per la riduzione del crimine, che ovviamente si occupa di controllo di vicinato, sviluppare linee guida, sviluppare capacità e comprensione, con due commissionari ricerche. Questo è lo strumento che utilizzano loro per capire se le variazioni attuabili all'interno della polizia si funzionino o no, e si è il Crime Reduction Toolkit, che utilizza una struttura che adesso vi farò vedere, che è questa: effetto, impatto sul crimine, meccanismo, come funziona, moderatori, dove funziona, implementazione, come farlo, costo economico, quanto costa. Ovviamente chi vuole vedere l'originale in inglese va nel sito e se lo legge in inglese. Guardate un po' che c'è qua, il controllo vicinato, e il controllo vicinato sta tra le cose che funzionano. Quindi il controllo vicinato funziona, non lo dico io, ma che cosa funziona del controllo del vicinato? Andiamo avanti, perché qual è il focus? Ridurre la criminalità coinvolgendo direttamente la comunità in attività che promuovono la sicurezza o aiutano a individuare i reati. Questo non l'abbiamo detto e lo sapevate. Questo è stato redatto con un assegno degli SRC nel 2015, questa è la ricerca che vi sto citando. Effetto: quanto è efficace? Il Neurowatch può ridurre il crimine, questo dicono le prove scientifiche, punto, storia zero, signore, finito, andiamo avanti. Quanto sono forti le prove? La revisione è stata sufficientemente sistematica da escludere molte forme di pregiudizio che potrebbero influenzare la conclusione dello studio, quindi sono conclusioni oggettive. Io quasi finito, perché sono andato abbastanza veloce. Meccanismo, come funziona? Ecco, la decisione individuale ed anche la decisione pubblica di supportare le associazioni che portano avanti questi contenuti, non contenuti che non hanno nulla a che fare con questo, dissuadendo i ladri anche tramite le segnalazioni, riducendo le opportunità percepite, migliorando la coesione della comunità, accrescendo l'efficacia del controllo sociale di cui parlavamo prima, informale, e facilitando un maggiore flusso di informazioni. In tutto questo l'attività dei comuni è fondamentale. I moderatori, in quali contesti funziona meglio? Vari considerevolmente in base al contesto, questo lo sappiamo. Anche a Civitanova si è evidenziato che nei quartieri più degradati è molto difficile far partire i gruppi di controllo di vicinato. È più facile farlo nei quartieri dove la situazione è già buona. Non ci sono però differenze significative negli schemi più grandi o più piccoli, perché un gruppo di vicini di 15 che stia a Milano, a Civitanova, sono sempre 15 persone che stanno vicino, quindi non importa dove si stia. Andiamo avanti, e siamo quasi arrivati. Cosa si può dire di questa iniziativa? La conclusione è che vi è qualche prova che il controllo di vicinato nel Blue Watch Plus potrebbe avere efficacia e potrebbe essere efficace nel ridurre del crimine, ma non c'è nessuna prova che lo sia il Neurowatch da solo. Vi è il valore aggiunto dell'implementare le versioni complete dello schema. Il controllo di vicinato che non abbia i contenuti che ho portato avanti io insieme a Stefano Civitanova, che Francesco Caccetta, Leonardo Campanale e tutti gli altri portano avanti, non funziona. Non possiamo dire altro. Quindi le amministrazioni comunali che si affidano ad associazioni sedicenti nazionali che non portano avanti questi contenuti non hanno l'intenzione di fare veramente quello che il controllo del vicinato vuole fare, perché non funziona. Basta. Quanto costa l'implementazione? È stata su larga scala sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti, un quarto della popolazione nel Regno Unito e il 41% della popolazione americana. Il finanziamento di solito è della polizia, cioè quindi dell'istituzione pubblica, e voglio dire l'ex sindaco Corvatta sa quanto costi poco
il controllo di vicinato, perché sono dei costi ridicoli rispetto a quello che è un bilancio di un comune come Civitanova. Quindi i costi sono veramente. E questo qua, buone decisioni portano buoni risultati. Voi, io vi avevo detto che Francesco Caccetto oggi non è potuto venire e abbiamo scritto questa cosa, che peraltro è presa dagli articoli che lui aveva già pubblicato. Questa è la breve storia di quello che è successo in Italia dal 2008 in poi. E nel 2018 c'è stata una grandissima divisione a livello nazionale, perché la quasi totale, no, 7 componenti su 9 del consiglio direttivo della vecchia associazione, la totalità del comitato scientifico, la totalità dei formatori se ne sono andati per inconciliabili divergenze di missioni e obiettivi con la parte che è rimasta. Io purtroppo, ve lo ammetto sinceramente, all'epoca non capì la gravità di questa situazione e rimasi. A Civitanova c'è poi stato che ha preso questa situazione con la palla al balzo per tentare di escludere me per motivazioni veramente infantili. Ma io voglio dire, non mi faccio escludere, perché ritengo fortemente che questo progetto funzioni. Peraltro i contenuti di cui vi ho parlato sino ad ora non stanno nella vecchia associazione, ma stanno in quella nuova, quindi questa è la faccenda. Quindi il programma è stato creato da quelle 3 persone, Leonardo Campanaro, Francesco Caccetta e Gianfrancesco Caccia, che è il proprietario del simbolo. Andiamo avanti. Perché è intitolato I pericoli? Perché se il controllo di vicinato non viene implementato con i contenuti che io vi ho velocemente raccontato, non solo non stimola la decisione individuale di essere cittadino, ma produce dei danni irreversibili. Perché a Civitanova l'unico gruppo che è rimasto fedele a questi contenuti, ne abbiamo la coordinatrice in sala. Gli altri, vorrei sapere, 4 gruppi si sono sciolti, e gli altri gruppi non ho idea di quello che stiano facendo, perché stanno con gli altri di cui io non condivido l'impostazione, quindi non mi interessa minimamente quello che stiamo facendo. La formazione che può essere avuta, che si può avere esclusivamente facendo parte di questo progetto con questi contenuti, perché dall'altra parte non c'è nulla, è questa qui, è il pilastro del controllo di vicinato. Senza formazione non esiste nulla, perché deve essere insegnato ai cittadini quello che va fatto e va ripetuto almeno una volta all'anno. Qui a Civitanova, grazie all'amministrazione precedente e una volta grazie all'amministrazione attuale, sono venuti Francesco Caccetta più volte a fare formazione ai coordinatori e ai membri dei gruppi. Alcuni coordinatori questa cosa non l'avevano gradita, c'è da dirlo, e molti membri dei gruppi non sono mai venuti. Questo in futuro non accadrà più, perché chi vuole fare controlli vicinati seriamente lo deve fare seriamente, non in altra maniera. Quindi l'importanza degli incontri formativi con le persone adeguatamente preparate dalle associazioni nazionali LINGUA e ANCTV. Siamo arrivati alla fine. Ci sono alternative pericolose. Questa è una cosa che vi anticipo del prossimo convegno. La qualità dei protocolli fatti sottoscrivere ai comuni dalle nostre prefetture è bassissima. Già aveva delle grandi criticità quello che dovete sottoscrivere l'amministrazione corvata, ma l'ultimo, che è stato denominato sperimentale, della prefettura di Fermo è terribile, perché va completamente contro questo. Cioè, fa diventare il coordinatore, il deus ex machina del controllo di vicinato, lo fa diventare il filtro delle segnalazioni, che è una cosa pericolosissima, perché le segnalazioni non vanno filtrate, le segnalazioni di emergenza le fa chi vede il fatto e chiama il 112, punto. E quindi, ecco, diciamo che i nostri pubblici decisori hanno sicuramente qualche cosa da imparare da quello che stanno facendo nel Regno Unito. I consiglieri e i sindaci di Francesco Caccetta, non i miei ragazzi, chiede a colui che si presenta come coordinatore o referente di zona quali siano i componenti del consiglio direttivo dell'associazione che rappresenta, chiede di fornire lo statuto dell'associazione. Noi abbiamo avuto 4 revisioni dal CSV dello statuto dell'associazione per renderlo completamente rispettoso del codice del terzo settore, e i componenti del comitato scientifico, che stanno solo in queste 2 associazioni, non ce ne sono altre.
evitare di cadere in mano di autodidatti. Nessun sindaco che prende decisioni oculate può mettersi in mano a chi praticamente non ha competenze in materia e lo fa solamente per ego. Il cartello non ha nessunissima importanza. Io poi non so se la coordinatrice vorrà intervenire e raccontarci qualcosa della sua esperienza. Non si può negare, negazionismo scientifico, quello che io vi ho appena detto, che non è vero che il controllo di vicinato può essere portato avanti dalla signora Maria, ma deve avere determinati contenuti, perché non lo dice un'intera comunità scientifica. Siamo arrivati, io spero di non essermi allungato troppo rispetto ai miei... C'è qualcuno che mi ha tenuto il tempo, no? Come sto? Sto lungo? Allora chiudiamo subito. Non cedere alle minacce, non cedere ai metodi settari. Affidarsi alle associazioni nazionali, scegliersi qualsiasi cartello, qui ce n'è uno, e i coordinatori sono soltanto punti di riferimento per i loro gruppi e anelli di congiunzione. In sintesi, sindaci, non affidatevi ai primi che vengono. La sicurezza è una cosa seria e va gestita dai professionisti. Per quanto riguarda la sicurezza, sarebbe meglio appoggiarsi a chi ha le competenze. Chiudo con queste cose che sono veramente telegrafiche. Questo è un estratto di un'intervista a Vittorino Andreoli che si ricollega un pochettino a quello che dicevano gli altri due relatori. L'Italia è un paziente malato di mente, malato grave, dal punto di vista psichiatrico direi che è da ricovero. Però non ci sono dubbi manicomi. Quali sono i sintomi della malattia mentale dell'Italia, professor Andreoli? Noi individuali quattro. Secondo sintomo, l'individualismo spietato. E badi che ci tengo a questo aggettivo, perché un certo individualismo è normale. Uno deve avere la sua identità a cui si attacca la stima, ma quando diventa spietato, cattivo. Sì, ma spietato è ancora di più. Immagini 10 persone su una scialuppa, col mare agitato e il rischio di andare sotto. Ecco, invece di dire cosa possiamo fare insieme noi 10 per salvarci, scatta Rio. Io faccio così, io posso nuotare, io me la cavo in questo modo. Individualismo spietato, che al massimo si stende a un piccolissimo clan. Magari alla ragazza che sta insieme a te sulla scialuppa, all'amante più che alla moglie, forse a un amico. Quindi, quando parliamo di gruppo, in realtà parliamo di individualismo allargato. Io sono molto d'accordo con lui, benché non ne abbia le competenze. Questa è una che noi leggeremo del prefetto Franco Gabrielli, che testimonia il funzionamento perfetto del controllo di vicinato con due contenuti, Martin Luther King. Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. E a me il silenzio degli onesti, vi devo dire, mi ha fatto molto male. Però mi ha anche fatto molto bene. Il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i quali combinate le malfatture, ma per l'inerzia degli giusti che se ne accorgono e stanno a guardare. E poi, per chiudere, vabbè, questo Richard Bandler dice che se ognuno di noi fosse maggiormente consapevole, il mondo non ne trarrebbe beneficio. E Giovanni Falcone, l'ho citato all'inizio presentando l'avvocato come dito. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e cominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Io, signori, lamentarsi poco. Ripartiamo da uno, che è il gruppo di cui è coordinatrice Lidia Diezzi. Quattro gruppi sono sciolti, 14 non so quello che stiamo facendo. Poi le amministrazioni cambiano e probabilmente cambieranno forse anche prima di quando è il termine naturale. Io vi ringrazio per la dottora di scatole che vi ho creato per l'intervento e adesso chiunque voglia intervenire è benvenuto. Grazie.